Padre, Figlio, Spirito Santo e così sia. Allora, ora è 12:09, ma io rito di venerdì 10 dicembre 2021, quindi direte perché sto qua, devo stare a Potenza, ho dovuto rimandare, perché ho preferito essere prudente, la temperatura è rigida, quindi devo stare molto attento, bisogna essere molto prudente, tutto quello che c'è, ma non è che mi sono scappato, io non devo dimostrare a nessuno, sono l'unico che sta facendo cose straordinarie da anni. Però se mi ammalo io, eccetera, quindi ho detto rimane una settimana, poi il 13 con il sole tornerò a Caserta, davanti alla clinica sana a Caserta, davanti all'università delle facoltà di psicologia e scienze politiche, poi il 15 davanti alla veglia a Benevento, al volantinaggio a Piazza Sorgimento, anticipo quello di gennaio, perché tra poco secondo me chiudono le scuole, ho questa quasi certezza. E il 17 torna a Potenza. Penso che di abbracciare Luciano, c'è stato un chiarimento, veramente mi fa piacere, perché è una persona molto valida. Io l'unico nè di Luciano è che non è uscito fuori a Potenza, ma il resto è una persona che è dirigente quadro dell'Enel. Cioè è in gamba Luciano, noi l'hanno messo a casa come segretario. Purtroppo è una situazione di militanza e doveva uscire almeno una volta fuori a Potenza, però. Sulla sua qualità, sulle sue capacità intellettive, cose c'è, non si discute, cioè è validissimo. Purtroppo non è uscito fuori la potenza, questo è l'unico. Comunque. E il 21 e il 22 andrà a Roma, quindi il 22 e poi il 24 farò la veglia a Benevento. Farò la veglia a Benevento il giorno della Vigilia Natale davanti all'ospedale. Quindi questo è un bel programma, in attesa poi che venga a chiare, eccetera. Allora, vi ho detto nell'ultimo video che praticamente la situazione con Anna doveva risolversi. Io ho seguito il consiglio, mi sono consultato con la Documentazione Nazionale Pubblica, questo atto è pubblico, praticamente è pubblico, è agli atti praticamente, perché tra l'altro deve liberare da questa segregazione domiciliare assurda sua moglie. Però voglio procedere in modo legale. E questo stamattina mi ha raccomandato, oggi mai avrei copiato questa raccomandata con il logo dell'associazione, Associazione Nazionale Crociata Cattolica per la Legalità di Gesù Cristo, quindi un atto ufficiale. Vedete che cosa devo fare per far uscire questa mia carissima amica che mi sta di spalla per tanti anni, per fare una prima regime dell'associazione che lei ha fondato, che quando stava fumando non ho potuto prendere a valermi della sua importantissima collaborazione, perché io fino a maggio ho fatto discussione con lei perché pensavo che la responsabilità fosse 5 ma il gesto che del 7 ottobre, di fronte alla riluttanza del marito ad avere un qualsiasi tipo di dialogo, e di a questo punto ho cominciato a capire che i figli hanno detto semplicemente tu puoi andare tranquillamente, mamma, noi siamo rispettosi, conosciamo già lui. Il problema è quest'uomo. Però penso che dopo questo atto, cioè, io lo leggo questa cosa, anche perché l'Associazione Nazionale Pubblica, Anna sarà vicepresidente nazionale, quindi non sarà, perché la mano vuole, 7 ottobre, la mia riconciliazione, tra virgolette, perché non ho fatto niente con la famiglia, perché hanno capito, ma non è Santissima Serie, oggi devo stare a Potenza, anche lì devo stare a Foggia. E ho rimandato, dove sta Potenza, e mi rimane una settimana a Foggia, mi rimane pure una settimana a Potenza per mandare questa raccomandata. Ho 2 ore di fila, non vi dico il demonio, qua, non me la vuoi far mandare questa raccomandata, è una cosa incredibile. È una cosa incredibile. È una guerra contro il Satana per farlo uscire fuori, però alla fine la nonna vince, nonna vince. Gentili signorette, allora, Associazione Nazionale Crociata Cattolica per la Gaia del Signore Gesù Cristo con il logo, lettera al signor Teodoro e alla signora Anna Balzano. Gentili signori, tutta la e signora Anna Balzano, scrivo questo in maniera raccomandante che in fronte di sono in molti in maniera come Presidente Nazionale dell'Associazione Crociata Cattolica per la Legalità del Signore Gesù Cristo, di cui sono il legale rappresentante. Considerate le ultime decisioni dell'Associazione con la grave malattia che ha coinvolto Massimo Nella a proposito di ultime notizie, lui sta meglio, grazie a Dio, continuava a pregare incessantemente, e una polmonite interstiziale da Covid praticamente. Ma io avevo detto di non prendersi 3 ore sotto l'acqua. Vedete qua quando sono accorto io. E c'ho 38 anni, ma lui c'è 68. Cioè. Vabbè, comunque, preghiamo. Non è, da quello che io mi sento sottopone subito a 6 sopra, non è in pericolo di vita, però la situazione rimane. Lui mi ha detto stamattina nel messaggio che sta sotto il casco. Sta sotto il casco, quindi pregate in gestione, continuate a pregare.
continuate a pregare, continuate a pregare in continuazione. Non voglio farvi capire. Quindi, in questa situazione, che mi avrei una vicezione crociata, tenendo presente i problemi lavorativi che coinvolgono il desiderio nazionale, non è più bene, la ragione che è necessario per il bene della situazione, il bene, cioè, senza scombinare i matrimoni, cioè per il bene della situazione. E si ritorna la signora Anna Balzano, socio fondatrice di Crociata Cattolica, quale saranno nominata anche vicepresidente nazionale accanto al regista Massimo Prat e a Matteo Boldrini. Perché non è che possono pirateare la barca io e Matteo soli. Non è possibile. Il mio unico intento è coltivare e preservare la scienza di cui fa parte sin dalla sua costituzione e della cui collaborazione non ho mai potuto soffrire, mai, mai. Dal 25 maggio non l'ho potuto mettere nel posto che spettava nel 25 maggio per questa situazione familiare eterna, che deve essere risolta. Vediamo un po' se con questa raccomandata si risolverà. Speriamo Dio. Fin dalla nascita stessa, per i motivi di contrasto con lei, signor Rolli, al quale ho chiesto scusa e perdono, che sono davanti alla bara del suo consuocero, il giorno 7 ottobre 2020. Cioè, io ho chiesto perdono e scusa davanti alla bara del suo consuocero, di un uomo che è morto nel giro di poche settimane, una sensazione tragica. Una già nuvolosa, gesto fatto con il cuore e con tanto affetto per lei e la sua famiglia, per non averla tenuta nella giusta considerazione l'anno scorso. Speravo che quel gesto potesse rappresentare l'inizio di un rapporto armonioso con la sua famiglia. Infatti, con una parte sì, con lui niente. E lì mi sono reso conto che erano altre porte. Di fronte a questo muro insostenibile, io non ho fatto niente. Qual è la mia colpa? Quella di andare a pregare per questi disgraziati, un padre di tre figli, per questi innocenti, vedi qua, davanti all'ospedale, all'università, questa è la tua religione, e di pregare su un mito, questa è la tua religione, questa è la preghiera per questi innocenti, vedi qua, veniamoci qua. E questi sono i tre volantini che distribuisco, poi ne farò fare altri, non è neanche di Zavamore, questo, con un aborto farmacologico e questo. Se tu non sei d'accordo, non ti chiedo di essere d'accordo, infatti mi mando. Invece purtroppo è stato considerato con lei segregata anni in casa, in vista di fornire il supporto decisivo alla situazione che lei ha contribuito a fondare. Era fondata, è socio fondatrice. Non è possibile tenerla chiusa in casa. Cioè, è inaccettabile. È una cosa inammissibile. La invito quindi per l'ennesima volta a un accordo sulle modalità di partecipazione alla situazione. Io sono favorevole a un accordo. Muoversi per la Campania, Napoli, Caserta, viene bene, va benissimo, benissimo. Dico che Roma è troppo lontana, va bene, sono d'accordo, veniamo d'accordo. Cedo io e cedo tu. Senza, dato che lei non è più da condividere, ma rispettate che sono molto diversi nel rispetto. Anche perché se l'ho scritto non ha mai volontariamente mancato rispetto a lei e alla sua famiglia. Io seguo il consiglio di Matteo, scrivere questa cosa, sì, mi consulto, mi sono consultato con Anna Chiara, mi sono consultato con Matteo, mi sono consultato con i miei diretti, Matteo mi ha detto di procedere così, perché io che faccio testa mia, la situazione di tutti, ma Anna deve essere recuperata assolutamente, assolutamente, soprattutto in questa ora difficilissima situazione, con Massimo che sta praticamente quasi in terapia intensiva, ma stiamo scherzando, Anna deve tornare di corsa. Non è possibile, una donna di questa generazione, ma stiamo scherzando, deve tornare subito. In caso contrario, mi auguro che non sia questo il caso, sarò costretto a denunciarlo come rappresentante legale di Crociata Cattolica. Cioè, non si è mai visto che io denuncio il marito di una socia fondatrice, di una mia carissima amica, perché Anna, voi sapete benissimo l'affetto che dopo Anna, per la gratitudine, la riconoscenza, anche perché in questi 2 anni, praticamente, di vita, negli ultimi 2 anni, sarà lei che mi ha sostenuto sempre, mi ha creduto sempre in questo progetto, ecco, non è possibile. E lei continua a essere segregata in casa, chiusa in casa. Andiamoci su. Senza assolutamente rovinare nessuno dei modi. Si può concedere tranquillamente. Cioè, io non voglio rovinare il matrimonio, ma tu non mi puoi rovinare la mia situazione. Non facendomi venire Anna davanti all'ospedale, tu mi rovini. Mi rovini. Non facendola partecipare all'attività della situazione, tu mi rovini, mi rovini, mi rovini. Perché tutti quanti sanno il valore di questa donna. Non è possibile. Si ricombatterebbe, cioè, soprattutto in un momento così difficile. Deve tornare Anna, assolutamente. E sono accusato di denunciarlo. Per quale motivo? E se non so la salvezza della situazione. Ma i tanti anni davanti all'ospedale e scuola, tirando in giro la stessa rivista per atto costitutivo e statuto, in quanto l'assenza di Anna dalla vita associativa sta producendo notevoli danni morali e materiali alla situazione stessa. Notevoli danni morali e materiali alla situazione stessa. Quindi sono costretto a denunciarlo.
Però perché praticamente lui Terenzio rivela la moglie senza alcun motivo, perché non ci sta alcuna, per nemmeno la mamma, c'è il figlio che ha 33 anni, c'è 38 anni, e lei ha sposato completamente la causa, lei veramente è una donna convertita, lei vuole veramente fare qualcosa per l'utilità sociale, per la cosa. E mo si servirà, vedete, il conto che a proposito sta per essere aperto, mo si servirà a sostenerla perché lei si muoverà con i tamponi. Lei è disponibile a farsene pure 150.000 tamponi per uscire fuori. Non è possibile. Deve uscire fuori. Non è possibile. Danni morali e materiali. Morali perché? Ma materiali perché non mi ha permesso di usufruire della mia stessa collaboratrice in questi mesi a casa sua. E morali praticamente perché morali? Perché praticamente non ha permesso di salvare tanti bambini, non solo per la preghiera in ospedale, ma soprattutto anche perché lei è l'unica che è andata dentro l'ospedale. Lei non ha fuori niente. Lei praticamente davanti alle scuole dell'università è necessaria la sua presenza per volantinaggio, per cose, eccetera. Lei è la forza natura, ma non è possibile una cosa del genere. Soprattutto in abitanza delle scuole venese. Mi auguro che si giungerà un accordo, che sono disponibile a un accordo, ci cioè sto mettendo tutta, e rinnovo il mio rispetto e la mia amicizia. Questo è il dottor Gianluca Matteo, Presidente Nazionale, Associazione Crociata Cattolica di Gaia, Gesù Cristo, c'è l'altra firma, queste sono altre cose, questi sono gli atti. Ma vediamo un po', io non potete dire che non ci sto parlando in tutti i modi con quest'uomo, praticamente per lasciarla libera dai suoi arresti domiciliari perpetui, non deve essere perpetui, praticamente, mo è finita, perché mo Anna è necessaria come partner, soprattutto tenendo sempre Massimo che sta in ospedale, praticamente, che non sta bene, praticamente. Assolutamente le cose per il bene dell'associazione Anna deve assolutamente tornare, deve assolutamente tornare già prima, figuriamoci adesso essere ancora più necessario. Quindi praticamente voi non volete dire praticamente che ci sto provando in tutte le maniere possibili e immaginabili di far uscire Anna da questo carcere domiciliare assurdo, assurdo, ma per il bene esclusivamente loro, vedete? Loro. Va bene, preghiamo anche per questa intenzione. Questa lettera arriverà il 13 dicembre, no? Spero di non essere così da dire i regali, per i danni notevoli che non solo le poste mi hanno fatto, vedete, non mi prendono il conto pareggio da mesi, ma anche non facendo il signor Teodoro, non facendo i danni, mi ha fatto danni enormi, sia morali che materiali, perché hanno sito con la pace dovevo mettere già dal 25 maggio, come dice, se non la posso mettere, non l'ho potuto mettere a casa sua, mo di risolversi. Dice, ma può venire? No, non può venire senza. Cioè, può venire anche, però io voglio la condivido perché bisogna avere la testa libera per fare l'attività, lei la vicepresidente nazionale. Non è possibile che lei venga senza una situazione a mio di rispetto, di rispetto di mio padre. Io non ho problemi, lui sa benissimo quello che è. Ormai, questo io voglio. La tolleranza, non è la condivisione, la tolleranza. Che non è possibile. Allora, verrò informato di questo esito. Naturalmente la raccomando a lui, perché è diretta a lui, anche la lettera a entrambi, però la parola a lui. Ma speriamo Dio che lui rifletta, ma gli conviene, la guerra non conviene a nessuno, mi conviene un accordo di collaborazione, di partecipazione di Anna all'attività civile, perché Anna deve partecipare, deve assolutamente tornare a partecipare, assolutamente, per il bene di tutti, e per la mia associazione, perché l'associazione viene prima di tutto, l'associazione che è sorta per salvare le anime dall'inferno, in questo momento difficile, difficilissimo. Cioè, l'unica luce è dove i pezzi migliori. Cristian non lo posso avere perché sta in Bolivia. Chissà quando potrò vederla abbracciarlo e farlo fare in Italia, senza naturalmente farsi il siero di lunga vita. Almeno c'ho Anna devo recuperarla assolutamente, assolutamente. Ma le ore ti affido questa intenzione. Ave Maria, grazie a stai con te, dica tu, Maria, di sette benissimo, frutto suventus, Santa Maria Verde. Ora per noi questo peccato, questo non che ti ora morti, sono stati Luca Mattia che ha braccio e speriamo che la mano lo illumini, la mano di Loreto, il verbo un caro factum est, tutti i bambini praticamente salvati, che hanno salvato anche con la sua forza incredibile, praticamente lo illumini quest'uomo e gli faccia capire che il tempo della segregazione domiciliare della moglie, del carcere domiciliare, è finito. Dio il di Maria, di la messa. Amen.